l'ultimo spot. Oh, Çalhanoğlu! Conclusione di Çalhanoğlu, si distende alla sua destra. Reiner spinge De Via, cominciamo bene, spettacolo. Grande azione del Milan. Grande buonasera, buonasera, scusate, ma dopo 30 Tiziano, secondi di gioco. Grazie, Çalhanoğlu è andato vicino al gol. Lui, chi non sarà assolutamente lui? Sì. Attenzione, pericolo, pericolo, pericolo! La Lazio in vantaggio. Correa in contropiede, salta Correa. Salta Gigio Donnarumma e la mette dentro 1-0 dopo 1 minuto e 28 secondi. Martinacci 1-28, Correa porta in vantaggio la Lazio. Due azioni. Dormita solenne della difesa del Milan. Bisogna dire che però la Lazio l'ha impostata molto bene in contropiede, il Milan si è fatto trovare sbilanciato in avanti, con tre passaggi la Lazio è arrivata sola davanti al portiere con Correa, Correa è stato molto freddo. Intanto siamo giunti al quarto minuto, la Lazio è già in vantaggio per una rete a zero, gol di Correa al secondo minuto, minuto e 28 esattamente. E formazione, la Lazio con Reina in porta, Marusic e Acerbi e Radu in difesa. Centrocampo, da destra a sinistra, Lazare, Milinkovic, Savic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Correa, autore del gol del vantaggio della Lazio. Attenzione! No. Immobile, ma immobile, solo in area, grande parata di Gigio Donnarumma. Ragazzi, allora, possiamo dire che la parata di Donnarumma è strepitosa. E la difesa del Milan dorme! Grande parata di Donnarumma. È una parata che, diciamo, qualora il Milan riuscisse a fare dei punti potrebbe essere determinante, perché è una parata che vale un gol, assolutamente. La formazione del Milan. Donnarumma in porta, difesa a 4, Calabria che... Ma. C'è un contatto in area. Martinacci, che pericolo che ha corso ancora il Milan. Donnarumma in porta, Calabria, Kier, Tomori, Hernandez in difesa, che si è Benasser a centrocampo, Salemeca, Çalhanoğlu, Rebic dietro la punta, Mandzukic. Possino caricate, 1-0 per la Lazio. Tiziano, tu stavi caricando, no, il tuo Milan? No, io non la sto caricando, io sto cercando, io sto commentando quello che vedo. Mi stai caricando? Però sei un po' più caricando, anche perché adesso il Milan sta attaccando. Il risultato è sempre negativo, però sei un po' più rinfrancato dal punto di vista del gioco, se non altro. Se non altro siamo più aggressivi, abbiamo messo lì la Lazio e adesso ci proviamo, ma non siamo riusciti ancora a sfondare, a segnare un gol, però c'è una netta supremazia territoriale adesso. Attenzione però alle ripartenze. Ti stai riprendendo, Calabria. Tiziano, adesso. Prego? Dice che ti stai riprendendo, Franco. Ti stai riprendendo perché sei stato un... Lo sai che adesso sei... hai la verve Lo sai dei che tempi sei migliori. Elegante? Sei veramente elegante. Grazie. Complimenti. Teo Hernandez, Teo, tocco morbido. Eccolo. Dai, Mandzukic, salta su Santa Polenta, palla sul fondo. Ma c'è, ma per vie centrali, c'è un muro lì davanti. Occhio. Attenzione alla ripartenza della Lazio. Eccolo. Ah, pericolo, 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 gol della Lazio. Gol della Lazio, gol della Lazio, 2-0. Contropiede di Lazzari ed è gol 2-0. E qui quello 43. Questa era la tattica, Maurizio. Aspettarli di partire. Era esattamente la gioco. Fuori gioco. Fuori gioco, fuori gioco. Massimiliano ci ha creduto dall'inizio. Fuori gioco. Anch'io ci ho creduto, Tiziano, che fosse 2-0. Ah, ecco. Dall'inizio. Certo che fuori gioco, fuori gioco. Dai, dai. Mandzukic, prova. Oh, para a terra, ancora Reina. Questa è una palla gol. Ciala per Mandzukic. Mandzukic, un po' scoordinato, prova la conclusione. Posso dire che l'altruismo per non sempre paga, che ha provato la conclusione, avrei tirato in porta invece che passare. Comunque, insomma, è finito il primo tempo. Tutti la Lazio spogliatoi. In vantaggio 1-0. Ma siete buoni. Figio Donnarumma per Kier sulla destra, in posta. Poi parte un lungo tracciante per le punte. Mandzukic di testa per Rebic. Ma no. Ah, cerca la verticalizzazione per Çalhanoğlu, la difesa della Lazio chiude e riparte la Lazio.
Attenzione, attenzione sulla sinistra. Ricordiamo il risultato del primo tempo, Lazio 1, Milan 0, gol al secondo minuto di Correa. Retropassaggio della Lazio per Reina. Milinkovic, Correa, scivola Milinkovic, però mantiene in possesso palla, poi apre sulla destra, Immobile, sbaglia l'appoggio, parte il Milan, sale, Çalhanoğlu, sale. No. Ma dai, ah. Il dai va in spazi stretti, piantiamola! Attenzione, attenzione, contropiede della Lazio, 2-2. Correa ed è gol, ancora Correa ed è gol, 2-0, umiliati, 2-0. Luis Alberto, un gran tiro appena alto sopra la traversa, 78 minuti di gioco, Lazio 2, Milan 0, risultato che non fa una grinza. Anche se bisogna dire che c'è stata una reazione dopo la sfuriata iniziale della Lazio. Sì, ma, però non ha prodotto nessuna efficacia. Niente, adesso non con tutte ha prodotto le... niente, Maurizio. Attenzione, attenzione la Lazio! Mamma che ed è il palo! Oh! Palo della Lazio! Contropiede ancora una volta, si sono fatti uccellare i difensori del Milan. Poi la conclusione si è stampata sul palo. Lazio vicino al 3-0. Siamo conciati da sbatter via. No, ma... La rivale è il Milan, ragazzi. Non sono le altre. Adesso è anche il Napoli. Eh? Adesso è anche il Napoli. Scusate, no, perché il Napoli ci mancherebbe altro. Il Napoli è sicuramente paura. In condizioni ragazzi, ottimali. Che rivali. Se siamo tutti lì nel mucchio, sono tutti rivali. No, infatti, ma Napoli, il Napoli più o meno è stato come il Milan, perché il Napoli... cioè, Gattuso non ha avuto Mertens quasi tutto l'anno e Osimhen tutto l'anno. Io il tuo ragionamento non lo riesco a capire. Ma cosa vuoi dire con questa cosa? E quello è più forte? Quello vuol dire che il Milan non si qualifica. Il Milan non si qualifica. Ha cambiato il risultato degli ultimi minuti, Tiziano. Piove sul bagnato, Tiziano. Piove sul bagnato. Immobile, 3-0. Tra parentesi, l'avevo poi, chiamato. Sì. Tiziano, una brutta figura. Nell'azione successiva ha preso una traversa. Ventesimo palo del Milan che sì. Sì, perché dopo il 3-0 il Milan è andato vicinissimo al gol del 3-1, anche se insomma sarebbe stato probabilmente no, una magra consolazione. Gol della bandiera, no Maurizio? Sì. Gol della bandiera. Cosiddetto. Gol della bandiera mainata. Però stasera diciamo che il risultato ci sta tutto, eh. Il risultato ci sta tutto ci perché sta tutto, comunque questa dimensione, la Lazio è stata 7. Più pericolosa, più incisiva, più cattiva, più brillante. Insomma, a 5 giornate dal termine, qualora la Lazio vincesse il recupero, 2 punti con gli scontri diretti tra Juventus e Milan, che quindi qualcosa dovrà succedere comunque in quella partita. Comunque il Milan è quarto, non è quinto. Il Milan è quarto in questo momento. Milan è quarto. Al momento Tiziano si calcola perché devono finire gli scontri devono diretti. Finire gli scontri quindi diretti. La differenza se reti. Quindi il Milan per differenza reti è quinto. No, col Napoli. Capito, ma c'è anche la Juve. Abbiamo... No, lascia stare. Cioè, sono in quattro. Sono in quattro. C'è anche la Juve. Ci sono 3 a 66 sì, punti. Sì, ho capito, però... Delle tre tra Milan e Napoli. Milan e Napoli. Adesso, lo stato ma non attuale, è il Milan e Napoli, passa il Milan. Tiziano, allora, un posto ce l'ha l'Inter. Un posto c'è l'Atalanta e poi ci sono 2 posti per 3 squadre. Esatto. Queste 3 squadre, se fai la classifica avulsa, a fine campionato conterà a fine la classifica avulsa. Conterà la classifica la differenza avulsa, non conterà gli scontri diretti. No, a fine campionato vediamo cosa succederà. Oggi rispetto al Napoli siamo davanti noi. Ho capito, ma rispetto alla Juve sei dietro. No, quindi, ho capito, sono quarto. Tiziano, sono quarto. Tiziano, se vuoi fare la classifica. Non sono quinto, Tiziano, come dice il Napoli avanti alla Juve. No, il Napoli avanti alla Juve. Scusa, Tiziano, se ma vuoi io fare... sono davanti al Napoli. Appunto, ma no, tu sei davanti al Napoli. Il Napoli avanti alla Juve, la Juve avanti al Milan. Scusate, quindi se volete fare avulsa. La classifica avulsa oggi che si fa alla fine, oggi si fa la differenza reti. Ma se volete fare la classifica avulsa oggi,
Il Milan ha 3 punti col Napoli e 0 con la Juve. La Juve ha 3 col Napoli e 3 col Milan. Il Napoli ha 3 con la Juve e 3 col Milan. Quindi il Milan è quinto, sia per differenza reti, sì, perché classifica punti. Sei contento? Stai contento? Stiamo arrivando! Ma tanto il campionato non finisce oggi, quindi... Sarà un finale di campionato Napoli pazzesco. Siamo avanti noi! Cioè il Benevento sarà che è la migliore avversaria. Sarà un finale di campionato come, come raramente Maurizio, abbiamo visto. Sì. Io ho la sensazione che il Milan non ce la possa fare. Io adesso questo non lo so, vedo che... Tu hai le ultime partite è quella che fatica di più. La ruota segue la Juventus, però. Per quello che si, è la squadra che sta peggio, Tiziano, per quello che si è visto. No, diciamo che Tiziano è in dubbio che c'è stata un'involuzione nella seconda parte del campionato. Io invece la vedo così, voglio andare da Marcello, perché Marcello...